Come sapete, lo scorso 5 aprile un giovane ragazzo, Andrea Papi, ha perso la vita nei boschi sopra Caldes, in Val di Non, perché aggredito da JJ4, un'orsa di 17 anni. Tutti noi di Dalla Parte degli Animali vogliamo dimostrare alla famiglia di Andrea la nostra vicinanza e solidarietà per la loro grave perdita. Ma è importante che a questo lutto non si aggiunga un'altra morte, quella dell'orsa JJ4, colpevole solamente di aver seguito il suo istinto, ossia quello di una mamma che difende i suoi cuccioli. L'orso aggredisce solo quando ha paura dell'uomo e in Italia non succedeva una simile tragedia da 150 anni. Anche Michele è intervenuta al riguardo. Buongiorno signor Presidente, onorevoli colleghi. Purtroppo la gestione dei grandi carnivori, degli orsi in Trentino, non è stata condotta nei modi più corretti. L'orso non aggredisce perché è cattivo, l'orso ha paura dell'uomo, si difende. Io mi auguro quindi che il piano che il Ministero dell'Ambiente sta cercando di portare avanti, e quindi quello di, attraverso corridoi naturali, disperdere questi orsi in tutto il Trentino e non più nella sola zona dove ora si trovino, possa essere compiuto in maniera importante e in fretta. I problemi non si risolvono uccidendo JJ4, MJ5 oppure altri orsi che abitano nelle nostre montagne. E noi faremo tutto il possibile per salvare la fauna selvatica.